Ragazzi, salve e benvenuti qui in un nuovo video di Assassin's Creed Brotherhood. Io non so come sono riuscito a sopravvivere ad entrare a Città del Vaticano, infatti siamo qui per fare l'ultima tomba di Romolo per poter sbloccare l'armatura. Quindi mi sono ammazzato, però va bene. Siamo a San Pietro in questo momento. Siamo a San Pietro e adesso dobbiamo entrare nella tomba. Nel covo di Romolo. Non riesco a crederci che ce la stiamo facendo. Fare questo covo. Visto quel cavaliere bianco? Visto quel cavaliere bianco, è bellissimo. È stupendo. È stupendo. Ok, siamo sotto San Pietro. Lupo da vestito d'agnello. Dove è il santuario di Sicoci Romolo? Come ti ricordo, in 8 minuti non ce la faremo mai. Trova il modo di partecipare alla messa. Ok, di qua. Ok, ci siamo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Espire Santis. Missa est. Deo gratias. Area riservata. A mio fratello la conduzione degli affari sul posto. Abbiamo imparato entrambi da nostro padre, ma lui è sempre stato fatti come gatti, facciamoci vedere. Avete sentito? Il barone di Valois è morto. No. Ora Bartolomeo d'Albiano di certo si ribellerà al Papa. La campagna di Cesare ne soffrirà. E ciò è un male? Forse no. Si chiama Ezio Auditore. Chi? L'assassino. Ma sono ha io. ucciso lui il banchiere. Dicono che si aggiri persino nelle sale vaticane e che Ah, sì? nessuno riesca a fermarlo. Allora c'è speranza dopo tutto. Forse il dominio Ah, di sì? Cesare finirà e la Chiesa tornerà alla sua antica gloria. Io scriverò i sermoni e te li lascerò all'interno del santuario. Fai in modo di pronunziarli con convinzione. Compassione. I seguaci faranno tutto ciò che diciamo loro di fare, padrone. Credono che sia il loro Dio a comandarli. Bene. Hai con te la chiave? Sì, padrone. Che il Signore sia con te. E con le tue spine, vedo. E anche con voi, padrone. Azzo. Mo questo coro devo continuare a seguire. Devo seguirti ancora adesso. Troppo rumore. E calmo, un Ezio. assassino! Non mi prenderai! Guarda sto bastardo.
Vabbè, diciamo che in tutti i covi di Romolo c'è sempre stata sta cosa di perseguire. La mia ascensione mi porta più vicino a Dio. È lungi da te, assassino! Bastardo. Diciamo che ci sono sempre stati questi... questi inseguimenti così. Veloce, 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 veloce. Qua. Ah, sui tetti del Vaticano direttamente? Bellissimo. No, cazzo, la scala. Stai missando la scala, Ezio, Ezio. Si è buggato Ezio. No, no, non devi scendere Ezio. Devi continuare ad andare. Ezio, continua, continua ad andare. Rifugio negato. Ma certo. Ha detto però sempre il modo per entrare. A bastardo. E ora? E ora? Ah, ok, di qua. No, pazzo. Ezio, perché sei idiota? Siamo noi il mentore e facciamo ste cazzate così. Ah, bastardo. Sono qui, eh. Mi dite che siamo nella Cappella Sistina, non penso. Minchia, è una missione fighissima questa. Oh cazzo. Sembra che Dio sia dalla mia parte. Ma il Joker. Ma il Joker. No, non dovevo fare così. Ma è il doppiatore di Joker. Di Joker di Batman. Di Arkham. Assurdo, bellissimo. Belle ste chicche così. Ok, devo andare di qua. Sembra che Dio sia dalla mia parte. Assasta. Accirata. Ti raggiungo, pezzo di merda. C'è la scala. Pure. Ok, mi lancio proprio. No, 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 sta per scappare. Sta per scappare. No, arrivo. Signor cardinale. Ok, ma fatemi capire, ma ha avuto... Assassino! La tua morte! I seguaci di Romolo operano a vantaggio del Papa. Ma certo, loro sono ignoranti. Noi siamo illuminati. La loro ferocia... No, non ho capito. ...il popolo nella luce della Chiesa. Ok, di qua. Tu sei un idiota, lo sai? Tu lo sai che sei un idiota? Perché ti dia ste cose? Non uccide più. Come faccio a finire 90 minuti, scusa? Uè, no! È proprio alla Joker. È proprio una cosa che avrebbe fatto Joker. Che vuoi fare? Portami sopra la cupola, bastardo. Vai, io devo girarmi. Non è... Ehi, bastardo. Non puoi più fuggire. Che stolto! Stai muovendo guerra all'unico strumento che impedisce al popolo di sovvertire l'ordine costituito. Allora, è un ordine costituito male. Oh. Oh merda. E devo prendere la spada? Bastardo. Ti spara proprio. Infame bastardo.
Corre qui e scappi in pace. Amen. E fin qui ci siamo. La satana dei seguaci. Ah, non solo, capito? Non solo. Ah, così diretto. No, ok, siamo arrivati. Salve. Che hanno visto che sono entrato. Ehi, belli. Posso entrare? Ah, ok, non c'è nessuno. Fatemi interpreto. Forzieri. A posto. Siete tutti forzieri? Ok. Vai, prendi sto coso. Torna a Roma. Lettera di Romolo codificata. Andate con Dio, cadenate il matisco de Borgia. Torniamo a Roma. Dai, amen. Dove sono andati alla Basilica di San Pietro? No, l'abbiamo fatto in 8 minuti, siamo stati forti. Non mi pare di averlo fatto in 8 minuti, però vabbè. Va bene. Ancora? Ok ragazzi, ci siamo. Siamo arrivati qui al foro romano. Però mo dobbiamo vedere un po' il da farsi. Ha perduto il senno. Di questo, di questa tomba di Romolo. Dovrebbe andare in giro così. Fatti cazzo tuoi. Mi va che in giro come cazzo voglio io. Mo dobbiamo scendere. Dobbiamo scendere tanto. Io mi ricordo che qua c'era tipo una missione che abbiamo fatto in queste gallerie qui. Se sbaglio strada, ah no. No, siamo arrivati. Nel servizio siamo arrivati. Non so se tocca scendere di più. Ah no, di qua mi sa. Mi sa che di qua. Eh sì. Ci siamo. Siamo arrivati. Chi l'avrebbe mai detto? Per te mi prendo questi tesori e poi iniziamo ad aprire. Pronti? Armatura di Romolo. Quindi Romolo era un assassino. Mamma. Armatura di Bruto. Scusate, non è l'armatura di Romolo questa. Scusatemi un attimo. Bruto.
Milizie di bel riguardo. 1506. Mi tocca qua. Non ho ben capito. La donna in fuga. In pietà di palazzo di Berriguardo, tutte le ragazze a Borgia a scoprire le ubicazioni di dipinti rubati della pillola. Non uccidere nessuno. Se. Chiedi troppo. La cavalcata è stata piacevole, duchessa? Affatto. Ho corso a rotta di collo tutto il tempo per timore di una pugnalata alla schiena. Non riesco a capire, duchessa. Chi tenta di uccidervi? Mio padre li teneva a bada. Mi teneva al sicuro. Ora mi danno la caccia. Vogliono la mia testa. Ma, okay. Signora... La vita di campagna doveva essere serena. La morte mi segue persino qui. Aumentate le ronde e avvisatemi se ci sono intrusi. Nessuno può entrare nel palazzo tranne la guardia di mio marito. Sentito la duchessa? Suonate l'allarme se avvistate qualche intruso. Povero Alfonso, sua moglie ha perduto il senno. Alfonso? Chi è Alfonso? Dal palazzo di Tolu Grezia. Vattene via. Passa individuale, cosa era la desincronizzazione? E mortacci tua. Che non ci metti? Mortacci tua. Vabbè, io vado via di qua. Se... Ora? Sono di là. Merda. Ah, boh, tutto questo. Calmi. Ok. Esagerati. Via. Ci sono? Ci sono. A posto. Tutti i controllo raggiunto. Andi qua. Della duchessa. Nessuno può entrare nel palazzo. Non vorrai che se le lustri da sola. A te cazzo tuoi. Te lo dico io, cosa dovrebbe fare? Sinceramente preferirei di no. Protesterò col duca in persona. Sì, e come pensi di riuscirci se manco puoi entrare? Ne ho abbastanza. Resta dove sei. Fatemi passare. Devi aspettare finché la duchessa non te lo permette. Effettivamente pure c'ha ragione. Un po' di pazienza, dai. Tempo che la prende l'ammazzo. Però qua c'è questo. Qua dice non uccidere nessuno. Penso che se, non lo so. Penso che sarà semplice. E fin qui siamo arrivati. Ok, se andate nel palazzo siamo entrati. La finestra. Persona, per sorvegliare il palazzo. Giulio ha affidato ad Alfonso.
su diverse delle sue guardie per averlo appoggiato contro Ravenna. Staremo a vedere quanto durerà questa alleanza. Vai. Ci sono, non mi so fate nemmeno scoprire. Vai. Prezia, buongiorno. Al fine siete venuto a uccidermi, assassino. Buongiorno, no. Lucrezia. O dovrei dire duchessa. Un titolo preso in prestito da mio marito. Inadatto e a malapena capace di celare la verità. Potete tenervi la vita. Sono qui per i vostri dipinti. Cos'è? State arredando casa? Mi risulta che abbiate 5 tele di Leonardo da Vinci che mi appartengono. Le rivoglio. Se solo fosse così facile. La mia città natale, la mia famiglia mi sono state strappate. Credete che Ferrara mi ami? Oddio, sono Ferrara. Una forestiera, una reietta, un'orfana. I vostri quadri non ci sono più, assassino. Fatico a credervi. Spaventoso, non è vero? Perdere così tanto. Forse potremmo confortarci a vicenda. Ah, pure. Sì, forse. Dove sono i dipinti? Venduti a Francesco Colonna. E uno da un tale di cui mi ero incapricciata, Patrizio. Passa il suo tempo dalle parti del Vaticano. Uno soltanto l'ho tenuto per me. Consegnatemelo. Guardie! Scaricate l'annunciazione di Da Vinci su un carro. Lasciatelo fuori dalle mura. Azzo, l'annunciazione. Molto bene. Ora, chiudete gli occhi. Mio marito arriverà tosto con le sue guardie. Perciò fareste bene a sbrigarvi. Perdonatemi, duchessa. Per quale ragione? Nessuno può lenire la vostra pena. Dovete pensarci da sola. I miei omaggi al duca vostro marito. Guardie! Via Ezio, corri. Ma dai, potevi farti una bella scopata. Mi devo scadere il tempo, sì. Via. Non potevi fartene una scopata, sì. No? Meno male che era non subire danno. Di qua. Ciao ragazzi. E ora? Perfetto. Un modo per risalire. Ottimo. Oh merda. È veloce. Ho 2 minuti di tempo per uscire. 2 minuti di tempo per scappare. Ci sono. Olè. Annunciazione. Divento di 1 su 5. 1 su 5 addirittura. Ok. Ok ragazzi, siamo usciti. Ecco Desmond. Rieccomi, ecco appunto. Che dici? Andiamo a fare qualche chiacchierata. Quel ricordo disturbato sembra si stia schiarendo. Fantastico! La sequenza si sta autoriparando, come se ti aiutassimo a superare il trauma psicologico. Allora alla fine di tutto questo sarò una persona più equilibrata? Oh, non ne ho idea, ma sarebbe figo. Lo dici perché ti senti in colpa a friggergli il cervello? Va a pulire il cesso, Sean! Brava! Ah, certo che siete d'accordo. Come fanno a pisciare e cagare questi? C'è un cesso. Cioè, io non vedo un cesso da qua.
Quanto abbiamo prima che i Templari lancino il satellite? È l'8 ottobre, quindi mancano 74 giorni. Non è molto. Pensa a tutto quello che hai passato nell'ultimo mese. 74 giorni sono parecchi. Effettivamente. No. Siamo molto vicini alla mela. Lo sento. Se fosse per me ci prenderemmo più pause. Allora meno male che il destino del mondo non dipende da te. Ehi, scherza pure quanto vuoi, ma la tua salute mentale è davvero a rischio. Di solito bastano appena 2 mesi di Animus per mostrare effetti collaterali estremi. E tu resti dentro per periodi prolungati. Mi riposerò quando avremo la mela. Temevo che lo dicessi. Effettivamente non quello ho tempo che... per parlare. Ok, se l'è presa. Io non ti ho detto stando che è più importante la mela adesso. Oh, come fa a parlare? Parleremo dopo. Ah, fangulo allora. Tu? C'è qualche bella storia su Cesare Borgia? Stai scherzando? Era famigerato. Senti qua, nel 1502 i suoi capitani si ribellarono. Lui fece loro delle concessioni e tornarono nell'esercito. Poi, alla vigilia di Capodanno del 1503, li convocò in una stanza a Senigallia. Li fece arrestare tutti quanti. 2 furono legati insieme e strangolati da Micheletto sul posto. Gli altri finirono in catene e uccisi qualche settimana dopo. Però... la cosa sorprendente è che Cesare era stato talmente gioviale e gentile nei mesi precedenti che nessuno se lo aspettava. Machiavelli lo definì il maestro dell'inganno. Ma che dire? Che dire? Dunque Cesare era molto riservato. Sì, altro che, tranne quando si trattava di sesso, stranamente. Dopo il suo matrimonio inviò una lettera al Papa con descrizioni esplicite della sua prima notte di nozze. Stando alla lettera, Cesare e la sua moglie francese lo fecero 8 volte. Beh, un pensiero carino. Cosa? Mandare al Papa una lettera sulla prima notte di nozze, sai, per dargli un assaggio della vita. Beh, sì, sembra abbastanza plausibile. Non c'è tempo per le chiacchiere. Vabbè, torniamo dentro. Pronta quando vuoi. Mezzogiorno e non siete manco a metà!